paio di giorni fa ho fatto una scommessa con Suri dove in palio c'era un weekend pagato per andare a sciare. E oggi, sabato 10 febbraio, è arrivato il giorno per riscattare questo nostro premio. Buongiorno, Suri. La carta. Ah, ah, bello. Oggi è sabato. Infatti. Era lui che Suri mi ha scritto sia Bardonecchia che Cortina. No, 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 aspetta, beh. Puoi mettere anche tipo Francia, Svizzera. So che in Giappone c'è tanta neve ora. Stai capendo che è nuova la carta di credito. Ma carica almeno, sì? Carta di credito non ha carica. Prima spendi, poi. E allora, ragazzi. Indeciso quindi tra Bardonecchia e qualche meta che sta lì vicino, ho voluto azzardare per una cosa più particolare. Qual è il tuo motto, Suri? Bella grande quella. Le schiere, eh? Bella grande questa valigia. Ma sai, quando vai in montagna devi portarti un sacco di cose. Ok, c'è anche gli stivali lì dentro? Sì, sì. Bella Bardonecchia, allora. Lì vicino. Buongiorno, io vorrei comprare un biglietto per Dubai. La ringrazio. Allora, buona giornata. Dai, Suri, ti voglio bene, anche se so che dopo questa cosa la cosa non sarà più reciproca. Suri, prossima volta più il biglietto per stare in business, eh. Ringrazio che sono stato clemente stavolta. Questa qui in realtà è stata colpa di Suri, perché lui quest'estate è stato lì e ci ha avuto la bellissima idea di mandarmi le foto e i video di Dubai. Tra cui anche le foto dell'Emirates Mall, dove all'interno c'è una pista da sci. Da lì mi è partita la fissa e mi sono promesso che un giorno mi sarei dovuto anch'io. E quindi eccoci arrivati a Dubai. Ammazza, regà, la carta di Suri funziona benissimo. Striscia dovunque e non abbiamo ancora raggiunto il limite, per fortuna. Dai, Suri. Però devo essere sincero, e sarò qua ve la può confermare anche Suri. L'albergo costa veramente poco. O meglio, meno di quanto mi aspettassi. Infatti, una notte qua costa circa 85 euro. Che considerando che stiamo in centro, considerando che stiamo a Dubai, considerando che l'abbiamo preso stamattina all'albergo, ci sta. Anche perché considerate che un albergo a Milano costa molto di più. E non è così figo. Quindi dai, sono contento. E sarà contento anche Suri. Andiamo adesso nella nostra camera. Ammazza, raga, che figa. Abbastanza minimal, però veramente figa. Vediamo invece com'è il bagno. Oh, figo. La doccia è enorme, bello, molto bello. Approvato. Deve essere bellissima anche la vista su Dubai che abbiamo qua davanti. Oh, vabbè, non si vede niente, però domattina sarà sicuramente figo. Che dire, bello. Sono felice. Tra l'altro ho già messo a posto le cose. Abbiamo già risfatto la valigia. E in questo viaggio siamo portati anche loro, i famosi jeans dei nostri vlog. Detto questo, niente. Buonanotte. Buongiorno amici e benvenuti in questo primo giorno qua a Dubai. La sveglia stamattina è stata molto presto. E in realtà devo dire non è una sveglia come so io, perché infatti stanotte ho ricevuto 16 chiamate da parte di Suri. E non credo che siano state delle chiamate, perché devi come sto o come vanno le cose. Credo che o io sono arrivati i messaggi oppure è andato sul sito della banca per vedere le nostre spese. E quindi ha visto la sorpresa. Adesso ci prepariamo, andiamo a fare colazione e poi andiamo a fare qualche escursione. Mazzo che caldo. Colazione fatta e adesso siamo nella parte storica di Dubai, precisamente presso il mercato delle spezie. E dato che stiamo qua, compriamo anche qualcosa così posso fare qualche ricetta strana a casa. This is for pasta? This is for pasta. Come is curcuma? Io italiano? Italiano, sì. Bisconticino. Ok, ok, this one and some pepper. Yeah, a mix. Italian, carbonara. Yes, yeah, ok, it's ok, it's ok. Yeah. Guess who will pay it? Sorry. Esatto. Thank you. Ok, va. E voilà. Spese totali 10 euro, onesto. Considerando che abbiamo sia il tè per mia madre, che il pepe che si arriva in casa e il curcuma, che sinceramente non so che serve. E so di che sa. Vabbè, lo proveremo in cucina. È sempre qua vicino, a 5 minuti c'è anche il mercato dell'oro. E comunque qua la temperatura si abbassa drasticamente. Siamo passati a meno 10 gradi. Guardate quanto cazzo di ghiaccio che c'è sta qua. Ci saranno 100 negozi e ognuno c'ha le vetrine piene d'oro, gioielli e cose fighe. No, no, thank you. No, no, thank you. Thank you. Qua è pieno regà di gente che te deve vendere i Rolex falsi. Che schifo. Sì, bitch. Tony, metta via stanello, va. Addirittura il Guinness World Record per quanto cazzo è enorme. Bello, veramente figo. Se avessi avuto ragazzi mi sarei anche fermato a comprare qualcosa. Solo che purtroppo non ce l'ho. Che figata. Abbiamo preso adesso una barca che si chiama Abra. Per attraversare dalla parte dei mercati verso la parte del museo. Il viaggio costerà circa 3 euro. E indovina chi ha pagato? Sorry. Abbiamo attraversato il mercato dei tessuti e adesso siamo arrivati al Dubai Museum. Forse più che museo, questa qua è una vera e propria esperienza che ti fa vedere come Dubai è nata. Ed è interessante scoprire che tutto questo è dato dell'Ottocento, 200 anni fa. Grazie alle perle e non grazie al petrolio come tutti quanti pensavano. Il previsivo. Comunque, se sono fatte le 13 ore locali, sono 3 ore di differenza rispetto all'Italia e c'è avuto una certa fame. E per pranzare ho optato in questo spero posto tipico, Arabian Tea House. Ammazza, promette molto bene. Che figo. How does it name this? Shrimp Briyani. Shrimp Briyani? Yeah, this is Shrimp Briyani. Ok, e dai dei Shrimp Briyani. Ah, vabbè, risotto con gamberetto in teoria.
La mia faccia dice tutto. No, non è un semplice risotto ai gamberetti. Ci sta sì il riso ai gamberetti, però c'è un sacco di spezie buonissime che gli danno un gusto fantastico. Bello bello. Questo qua invece è l'hummus. Buono, buono buono. Stefano questa mattina mi ha mandato un messaggio per scrivermi: ricordati la dieta. Solo che ste e anche voi, viaggiare vuol dire anche mangiare le cose tipiche del posto. Non posso venire qua e mangiarmi l'insalata e il pollo alla griglia. Questa cosa sa molto di paraculata, ed in parte è vero. Però è vero anche che mangiare fa parte del viaggio. E comunque la spesa totale tra riso, hummus e Strawberry Smoothie sarà di circa 22 euro. Onesto. Ah ok, siamo arrivati adesso all'Emirates Mall, il secondo centro commerciale più grande di Dubai. Boh raga, qua è imbarazzante la cosa, nel senso sto qua da 2 minuti e solo in quest'angolo del centro commerciale sono tutti i negozi di Milano. C'è Armani, Dolce Gabbana, Versace, sta addirittura Balenciaga, bitch, e i vari negozi di Gucci, Vuitton e altri, cioè pieno. In America c'è questo format famoso di gente che va nei centri commerciali a spendere tipo 10k da Gucci o Vuitton. E noi ragazzi con il potere di Surry andremo a fare il record mondiale. Obiettivo 50k da Gucci, sì. Giacchetta vintage, maglietta come la tua, che dice solo che swipeiamo la carta. No, in realtà sono qua per fare altro, perché infatti in questo centro commerciale c'è la pista da sci. Ebbene sì, dentro il centro commerciale abbiamo affittato gli sci, siamo anche cambiati e adesso ragazzi siamo sulle piste da sci dentro l'Emirates Mall. Tutto questo raga fa veramente ridere, nel senso siamo a Dubai nel deserto e stiamo sciando. Che dire, complimenti a Suri perché ha pagato la sua scommessa. Come potete vedere siamo sulla neve, ha pagato quanto lui e quindi dai, di là sono stati 16 euro migliori spesi della mia vita. Dai. Allora parliamone, questa roba qua è veramente figa ma allo stesso tempo è strana, nel senso la neve logicamente e per forza di cose è quello che è. Però ragazzi è veramente figo, nel senso siamo sempre, cos'è quella roba, in un centro commerciale. E come potete vedere c'è un po' di tutto, c'è sia la pista per gli esperti che è il primo pezzo, c'è sia la baby e c'è anche lo snow park. E in più ci sono anche le attività, queste qua tipo lo zipline, che ho scoperto adesso ma che andremo a fare subito. La zipline non posso fare, portarti la la zipline non so per quale motivo, perché non l'ho capito, non ci hanno fatto fare. E quindi ho fatto quell'altra attività del tunnel. E a sto punto allora ci sto, facciamo tutte quelle che si possono fare. Figata. Ci facciamo adesso l'ultima discesa e poi torniamo a casa, dato che sto a morire freddo. No, come non detto, all'ultimo il tipo dell'albergo ci ha detto che qua a downtown, sotto il Burj Khalifa, di sera fanno lo spettacolo delle fontane, che parte ogni mezz'ora. Tra l'altro qui è dove c'è anche il Dubai Mall, il centro commerciale più grande al mondo, che andremo a visitare domani. E spero domani di portarvi anche su Burj Khalifa, forse in cima, so che Suri ci è andato. E quindi ci andremo anche noi. Wow. Che poi magari nel video non rende, ma raga, ma sono altissime, cioè superano questo palazzo. Gran finale assoluto, ragazzi. Superiamo per questo video 50.000 like. E grazie, Surry. I 16 euro meglio spesi della mia vita. Noi, ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Bella.